Questa è una, diciamo, è una delle manifestazioni, direi sicuramente la manifestazione più importante che lega le iniziative su Hemingway a Bollate. Il 7 giugno del 1918 la fabbrica di munizioni Sutter Teveno, che è una fabbrica che era a Castellazzo, che impiegava una manodopera soprattutto di donne, purtroppo saltò in aria. Hemingway era arrivato la sera prima con la Croce Rossa come soccorritore, quindi fu subito mandato da Milano, appunto dove era arrivato, a Castellazzo di Bollate. Bene, quello che si trovò davanti a Hemingway, la distruzione, i morti, circa 60 donne sono perite in questa disgrazia, ovviamente segnò molto l'Hemingway giovane scrittore che poi scrisse anche proprio di questa disgrazia che successe a Bollate. Fu molto colpito peraltro che la maggioranza, anzi la stragrande maggioranza dei morti fossero proprio donne e giovani ragazze. Il caso ha voluto che, parlando di questa fabbrica della Sutter Teveno, una fabbrica di munizioni a Castellazzo, c'era stato un grande fotografo che si chiama Luca Comerio, un grande artista dei primi del Novecento. Allora abbiamo unito quello che è successo a Bollate, lo scritto che aveva fatto Hemingway, con questa mostra che, guarda caso, veramente descriveva la fabbrica prima dello scoppio. Credo che queste foto siano state fatte nel 1917 e lo scoppio sia stato nel 18. Quindi pensate quale caso, come dire, ha unito questi due personaggi. Luca Comerio, grande, grandissimo fotografo, perché se voi guardate, la cosa che mi aveva lasciato, come dire, veramente estasiato erano i particolari che da queste foto si possono vedere. Non solo si riesce a leggere delle scritte minime, scritte magari sul muro o sulle scatole di munizioni o quant'altro, ma veramente si vede la mimica del viso delle lavoranti e si vedono, ripeto, particolari che lasciano, direi, estasiati. Il ragionamento su questa mostra è quello che fa emergere un ricordo del passato che è stato sconosciuto. E questo è un fatto importante, perché la conoscenza comune della propria storia è simbolo di appartenenza. Parlavo prima con il giornale, diceva che cosa strana, come le guerre riescono poi a tracitare le notizie. Nei primi del Novecento, in una fabbrica americana, morirono un centinaio di donne e nacque la festa della donna dell'8 marzo. Qui, l'8 giugno, durante una guerra fratricida, che è terminata solo perché mancava il cibo, non perché l'abbia vinta qualcuno, questa notizia si è persa, era rimasta nella memoria collettiva bollatese come l'esplosione della polveriera. In realtà è stato molto di più. Un insediamento produttivo di 500 persone fabbricava strumenti di morte utilizzando donne e bambini. E poi c'è un'altra cosa della testardaggine del ricercatore e dei ricercatori, che molte volte quando uno gira un sito che magari ha delle preesistenze anche passate, archeologiche, vede un ciotolo e può dargli un calcio. Oppure vede questo ciotolo, lo prende in mano, ci scopre qualche graffito o qualcosa e legge una storia. In questo caso è successo così, perché quando con padre Giglio, che ci accompagnò nella torre campanaria, e vedemmo quello striscione nero che era 94 anni che era lì dei funerali, in effetti dice è un pezzo che si è dimenticato. Poteva rimanere lì, poteva essere una fotografia compresa nel libro che abbiamo fatto, in realtà è stato l'oggetto di una ricerca molto più approfondita. L'archivio di Spoleto, le interpellanze parlamentari che c'erano state poi dimenticate, e poi questo recupero di Hemingway che poi nei 49 racconti descrive questo. Quindi complimenti agli autori e complimenti al lavoro, grazie a tutti. Ecco, e io termino solo dicendo due cose brevi sull'idea della mostra. Sull'episodio di Castellazzo si era perso un po' la memoria, perché ci si ricordava della memoria bollatese, era una cosa abbastanza remota e non si sapeva neanche più dove era situata questa polveriera.
Quindi questi lavori di ricerca ci ha permesso intanto di individuare appunto l'area e poi di scoprire questi due grandi della cultura del Novecento, Hemingway e Luca Comerio, che avevano a che fare con il nostro territorio. Hemingway perché, come è stato ampiamente detto, intervenne come soccorritore, e Luca Comerio perché su commissione della Sutre Thévenot scattò queste immagini. A proposito di queste immagini, il lavoro di ricerca ci ha portato sino a Spoleto, dove avevamo scoperto che in queste carte professionali di questo ingegner Basler, che era uno dei dirigenti della polveriera, esisteva questo album fotografico. Quindi, partendo da questa ottima fattura delle foto, no, che vi ricordo erano fatte su lastra con questi obiettivi molto chiusi per ottenere appunto la profondità di campo, ci permettono proprio di fare questo viaggio virtuale all'interno della polveriera. Questa mostra si è avvalsa anche della collaborazione di Gianmario Pasi, che con la sua tenacia è riuscito a ricostruire il luogo proprio fisico, partendo dalle cartine, dove si trovava la polveriera. Questo episodio dobbiamo ricordare anche, oltre a questi due grandi, soprattutto le vittime, queste povere operaie di cui molte erano di Bollate. Noi abbiamo voluto proprio rendere omaggio a queste vittime, immaginando i loro volti, che idealmente possono rappresentare queste operaie. Ringrazio tutti per essere intervenuti, ci godiamo una mostra che mi pare veramente di alto livello, molto molto interessante. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, in particolare il dottor Borroni, perché ci ha messo a disposizione questo luogo che è, credo, uno dei più belli di Bollate, e che è degno, insomma, di una mostra di questo genere. Ringrazio voi per essere intervenuti e adesso direi che ci possiamo liberare, perché siete un po' stanchi, vi vedo. Grazie.